Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. È arrivato il momento di usare il campione che da me è più odiato, ovvero Mei. E d'altronde tocca a tutti prima o poi, e in questo video tocca usare Mei. Andiamo a vedere subito le sue abilità. Pistola endotermica, un'arma a corto raggio che rallenta i nemici, oppure col tasto destro, dardi di ghiaccio a lunga distanza. Poi Ultra Tormenta la conosciamo molto bene. Lancia un drone che controlla il clima e congela i nemici in un'ampia zona. Ibernazione ti rende vulnerabile e ti cura. Muro di ghiaccio crea un muro davanti a te. Ok, vedete che come meccanica è semplicissima questa tipa, molto semplice. No? Così e via. Però da usare è tutt'altro discorso. È molto situazionale, diciamo, Mei. Molto, molto situazionale. Vediamo se riuscirò a utilizzarla. È tipo una delle prime volte che la uso perché, come sapete, io la odio me come champion. Non mi piace. Come campione, come eroe, chiamatelo come volete. E quindi, boh, vediamo un po' come va. Allora, devo entrare nel mood di. Ma che cacchio? Va bene, Kiriko. Quanti headshot mi hai fatto? Scusami. Boh, va bene. Guarda che mi ero andato un po' a infognare dove non avrei dovuto, però, boh. Non ho fatto praticamente danni. Beh, con questa non è semplicissimo fare molti danni, eh. Andiamo qui dietro. Vabbè, mi hanno visto di nuovo. Niente da fare. Niente da fare, oh. Il motivo per cui io odio Mei, dovete saperlo, non è solamente perché quando me la trovo contro mi rompe le balle, ma anche perché io non la so usare. Quindi, oltre a lasciare un mi piace al video se vi sta piacendo questo fatto che io porti tutti gli eroi di Overwatch, in un video gameplay dedicato, datemi anche dei commenti con dei consigli su come usare Mei, perché io non l'ho mai capito, sinceramente. Mai capito. Dov'è andato? Ah, ma è Farah. Beh, buonanotte che non riesco a prenderla. Ovvio che non riesco a prenderla. Ma scusami. Un po' di cure qui. Ah. Niente. Cioè, io quando gioco contro Mei mi ritrovo sempre da solo, in qualche modo, con il team che non fa nulla mentre Mei mi congela. Io non riesco mai a L'ora congelare di un altro nessuno. esperimento. Boh, vediamo se andando avanti magari riesco a migliorare, eh. Oh, Sono te, libera di ho tutto. ucciso Farah. Attenzione, attenzione, attenzione. Il momento della riscossa, il momento della ribalta. Attenzione. Attenzione. Attenzione, il momento che tutti stavano aspettando, tranne tutti. Mo' arriva Farah. Via, 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 via. Restare tutti insieme qui non è il massimo, però. Ho premuto maiuscolo per curarmi, ma non ho fatto tempo. Non ho fatto in tempo. Vabbè, ragazzi, così è stato un momento, probabilmente un exploit che non rivedrete mai più, perché non riuscirò mai ad usare me di nuovo in quel modo. Fatevelo bastare per tutto il video, vi direi, perché, boh, ora ho la ultimate sbloccata, sarei da solo, quindi magari non ci vado, aspettiamo loro. Aspettiamo, mettiamoci magari qui dietro. Boh, va bene. Va bene. Ho voluto buttare un po' la ultimate, ma servito a un cavolo, sono scappati fuori tutti subito. Cioè, quando subisco quella ultimate, boh, mezzo secondo e sono congelato. A momenti non faccio nemmeno tempo a capire Credete di che sono potermi in stare quella dietro? ultimate. Lì l'ho tirata, hanno tutti avuto il tempo, addirittura uno di camminare fuori, mi sembra di aver visto. Mi sembra strano, sinceramente. Capito che mi sembra strano, te? Kiriko? Capito? Ti congelo, ok? Ecco. Quant'è che consuma? Ok, 10 munizioni consuma il corpo caricato. Dai, andiamo, andiamo, andiamo.
devo imparare sicuramente ad usare meglio il muro. Il muro di ghiaccio è un'abilità che per me è molto molto utile, ma bisogna imparare ad usarla bene. Tipo così, per rompere le palle alla gente. Ecco, fatto. Boh, ragazzi, cioè, mei. Semplicemente mei. Ci vuole niente usare sto coso, cioè, boh, va bene. Andiamo di nuovo dietro di loro. Facciamoli passare. Dai che non mi hanno visto. Perfetto. No, dai, mi ha visto Kiriko. Ma che palle. Che mi spara da sopra, Fara. Cacchio, l'ho capito dopo che era Fara. Mannaggia me. Era da dietro, tra l'altro, manco da sopra. Ok, con me quasi quasi funziona. Alla fine è un champion da flank. Cioè, se ci pensate, è un champion da flank. Avrei potuto usare magari il muro meglio per proteggermi dai colpi di Fara. Questo sì. Qui c'è un nemico. Para, mannaggia lei. Dove cacchio sono finito? Ah, mi ha fatto volare giù, giustamente. Ha lanciato l'esca, io come un stupido salmone ho abboccato. Esattamente. Non arrenderti, Proprio quello sono che non avrei facile. dovuto fare. Tra l'altro qui stavo ancora per volare giù. No, hanno conquistato tutto, sì. Yep. Ma guarda, aspettiamo un attimo, eh. Non conviene andare lì. Non conviene nemmeno stare di qua, con Fara che mi vuole, infatti, ha provato a buttarmi giù. Non conviene nemmeno stare lì. Andiamo da quest'altra parte, va. Facciamo il giro così. E andiamo da dietro a conquistare il punto. Non diciamo nulla noi, non diciamo nulla. Noi stiamo qui tranquilli. Ah, che paura. E niente. Almeno li ho fatti indietreggiare. Il mio team dovrebbe aver fatto qualcosa in questo momento. No, niente. Niente. Fa tutto parte del Va metodo scientifico. bene. Vediamo, eh. Boh, cioè la riuscissi anche a colpire sarebbe carina come cosa, però. Dai che l'ho attirata qua. Perché non viene congelata? Scusatemi. Cioè io quando vengo colpito da mei. Ciao, se fossi resistito così tanto, Diamoci da ucciderei fare, sempre May. mei. Boh, da me invece non vengono mai colpiti. Stavolta sarò più Non si sa astuto. bene per quale motivo. Cioè non vengono mai congelati. Boh, vallo a capire. Tempo supplementare. Tempo supplementare. Niente, andata. Peccato. Peccato, peccato. GG vuota game. Boh, va bene. Chi vuole che sia se non Fara. Ecco come ho perso il punto. Fara che fa una pioggia di giustizia e ammazza due persone. Tre con Lucio. Ok, dai. Prima partita con Mei andata. Andiamo a fare la seconda partita con Mei di questo video.
dopo essere saliti al grado 18 del pass battaglia. Eccoci qui. Andiamo di nuovo con Mei. Magari cambiamo skin questa volta. Andiamo con Cacciatore di Yeti. Eccoci qua. Direi che è anche più in sintonia con il kit di Mei, dato che congela. Vai. Abbiamo anche un Reinhardt, bello Reinhardt. Anche se non sfrutteremo mai praticamente il suo scudo, dato che cercheremo di andare a flancare in giro. Forza, E dobbiamo nemico. Hanno difendere, va bisogno del bene. nostro aiuto. Vedremo come se la cava Mei nella Questo difesa. posto non è lo stesso dopo che quel figlio di un cane mi ha rubato la voglia. Cos'è che stava dicendo? Vabbè. Emot, anzi, ciao. Emot. Va bene? Reinhardt si era fermato a Il guardare. pianeta non Aspetta, si ma salverà da che solo. sta facendo quella tipa? E infatti. Non c'è niente da dire, e infatti. Ah, posso anche fare così. Figo. Posso metterlo fino a là. Ok. Iniziamo a rompere le palle. Andiamo qui dentro. Niente, sono morto, instant. Va bene. Probabilmente mi ha colpito anche da dietro quello che c'era insieme a lui, eh. Non penso che sia stato Zenyatta e basta a uccidermi. Però boh. Chi la dura la vince. Ma è davvero fragilino. Oddio, fragilino, ha 250 HP. Comunque più HP di molti altri danni che ne hanno solo 200. Boh, sembra di morire instant. Prendi questa. Questi colpi non sembrano avere la gravità. No, ho bloccato Junkrat. Cioè, ho bloccato Reinhardt. Aiutami. Andiamo a flancare da dietro. E niente. Ho fatto una cazzata svelando il mio posto. Di nuovo ho fatto la cazzata. Via. Niente. Sono entrato qui dentro sperando di avere una tregua. Invece c'era dentro qualcuno anche lì. Peccato. Però a livello di danni sto andando malissimo in questa partita, eh. Non sto andando malissimo. Certo c'è Loranzo che sta facendo il macello. Giustamente. Dato che nessuno riesce ad andare a prenderlo. Il mio altro danno ha preso Boashi. Che non è male in realtà, anzi. Però non so quanto contro Hanzo quanto possa servire. E perché ci fanno già fare questo giro lunghissimo? Scusami. Ma cazzo sono spawnato? Boh, vabbè. Oh, madò. Ok, almeno uno è morto. Vabbè, ragazzi, cioè, però. Ok, tutto, ma sto Hanzo qua dove l'hanno tirato fuori? Cioè, fa il paio con la fara del video di Junkrat, eh? Cioè, boh, certe volte il Stai bene, matchmaking di nemico. Overwatch fa un po' cilecca e va a prendere della gente. Tra l'altro è un danno, cioè, nemmeno qualcuno che fa fatica a trovare, no? Dice, vabbè, ha preso un support perché i support fanno fatica a trovarli, altrimenti aspetti tanto, no? Ha preso un danno che è palesemente più forte di tutti noi messi insieme. Boh, va bene. Guardate, 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 non posso nemmeno uscire da lì. Boh. Questa partita sarà veloce ma non indolore, come dico spesso. E niente, qua ho anche sbagliato io.
perché spammo il pulsante maiuscolo e mi tolgo la cura. Però lì non penso che sarebbe cambiato qualcosa con la ulti disegnata messa in quel modo lì. Dovrei provare a cambiare, a tirare la mia ultimate e vedere se si riesce a fare qualcosa. Boh, vediamo, eh. Là dietro c'è qualcuno. Boh, cioè, se magari vi degnaste di ucciderli mentre sono congelati sarebbe bello, signore e signori. Dai. Anche il mio team qua non è che sia proprio incolpevole, voglio dire, eh. Cioè, sono un po' spaventati, non avanzano, non fanno un cazzo. C'è un nemico qui. Ammazziamolo, e via. Ok, posso curarsi un attimo. Perché non viene mai congelato nessuno? Perché non viene mai congelato nessuno? Mannaggia voi. Niente, raga, non viene mai congelato nessuno. È assurdo. Boh. Va bene. E Hanzo ovviamente mi ha ucciso. Oh, se io che odio Mei, non so usare Mei, sono il top damage del team, evidentemente ragazzi vuol dire che qualcosa è andato storto, vero? Buono. Buono. Ehi, Hanzo l'abbiamo buttato giù, ragazzi. Fatelo fuori, bravi. Ok. Boh, sì, non sto diventando male con Mei. Il problema è che questo team è un po' annabettino. Oppure gli altri sono proprio molto più forti. Delle due runa. Mannaggia me. Oh oh oh! Che headshot, signori! Qua è un'altra azione portata avanti molto bene, eh. Oh ragazzi. Buono. Ok raga, magari conviene tornare un attimo qui dentro, che dite, eh? No, bomba in buca no. Grande. Oh ragazzi, ma cos'è successo? Ma voi che state magari seguendo il video, qualcuno è uscito e qualcun altro è entrato? C'è stato un cambio di eroe nel nostro team? C'è stato un cambio di player nel nostro team? O nel team avversario? Non c'è più quel Hanzo? No, ditemi perché. Oh, mi sembra molto strano. Tirano da là, infatti, sapevo io che sarebbero arrivati da là. E non ci voleva molto capirlo, effettivamente, però. Un po' di cure qui? Grazie. Ho la ultimate, eh. Bisogna stare attenti e bisogna usarla correttamente.
tipo ora. No, ora no, al cazzo, ora. Ok, tocca curarsi un secondo. E via. Minchia, gli abbiamo rispedito lì il carro. Alla faccia, signori. Ma che cazzo state facendo voi qui? Bestie. Come mi permettete? No, non ho più capito niente. Io ero in serie di 16 uccisioni, ma cosa è successo? Con Reinhardt ha iniziato ad essere una bestia incredibile, cioè fortissimo. E raga, abbiamo davvero vinto questa partita? No, bomba in buca, attenti, non morite per favore. Quanti ne muoiono? Uno? Ok, solo uno. Buono. Raga, non me lo sarei mai aspettato, ma abbiamo vinto questa partita con Mei. Abbiamo anche fatto in realtà delle ottime azioni. E forse la play of the game. La butto lì. No, ok, Reinhardt. Oh, Reinhardt ad un certo punto si è svegliato, aveva meno danni di me. Ha fatto un bordello di danni. Guarda qui, guarda qua. Cazzatissimo. Guardalo, guardalo. Qua c'ero anche io a uccidere la gente. Tipo, ho ucciso Zenyatta, come vedete lì. Ti ho dato una mano a uccidere la Junker Queen. So say this is your healer. Boh, va bene. Comunque, andiamo a fare l'ultima partita del video con la signorina Mei. Eccoci. Pronti per prendere Mei. Ultima partita con la signorina. Andiamo di un'altra skin, magari orsacchiotta. Ecco. Cambia il fermaglio. Vediamo. Sì, cambia il fermaglio. C'è la skin Zonuo che è molto carina. Oppure arancio. Vabbè, arancio. Ma questi sono solamente dei colori diversi. Andiamo di orsacchiotta, dai. Cambia anche lo zainetto dietro, come vedete. Tra l'altro io non avevo capito che la ultimate si potesse lanciare in qualche modo, no? E infatti dice proprio lancia un drone. Io pensavo che lo mettesse dove era lei, o al massimo poco più avanti. Invece nella partita precedente ho visto che lo potevo addirittura lanciare più lontano. Questo è molto interessante. E rende questa ultimate ancora più fastidiosa, mannaggia loro. Io credevo fosse meno fastidiosa di quello che è in realtà. Vediamo come si configura questa mappa, Mei in questa mappa dove c'è anche la neve, tra l'altro. Attenzione, Buono. Vai, curetta. Ciao Kiriko. Quanto sono fastidioso, vero? Sono proprio fastidioso. E poi quando stai per uccidermi non mi uccidi. Invece mi ammazza, sì, perché sono rimasto da solo. Peccato. Però quanto sono stato fastidioso. Quanti danni ho fatto? 1440 danni. Non facendo niente? Va bene. Champion difficile, mi dicevano. Comunque, torniamo là sul punto immediatamente. Ecco, un po' lentino a tornare sui punti, questo sì. Non ha abilità di movimento particolari. A meno che magari ci sia un bug che non conosco col muro, per cui se lo metti sui piedi ad una certa angolazione ti fa schizzare per tutta la mappa, però non credo. Ok, attenzione alla sopra, Ho fatto la cazzata, ho buttato via la ultimate. Sofferenza resa manifesta.
Niente, il mio team era ancora troppo indietro. Peccato. Ero andato troppo più avanti rispetto al mio team e sono morto inutilmente. Torniamo sul punto. Forse conviene mettersi dietro Risa, stare lì. Dato che tutto il mio team comunque sta lì. E la nostra nobile avanzata, vai, vai. Salutiamo anche noi. Non facciamo maleducati. Iniziamo a tirare colpi. Carichiamoci da ultimate. Dai, sto per premere maiuscolo, porco cane. Non sapevo che dovevo premerlo. A parte che sarei morto comunque perché ero rimasto da solo di nuovo. Ero rimasto strada solo, quindi sarei morto lo stesso. Avrei semplicemente ritardato il mio spawn. Ah, mi sono spawnato insieme a tutti loro. Ciao, Junkrat. Guardalo come se ne va. Tutto fiero. Presto perderemo il vantaggio. Ho capito. Fammi ricaricare la ultimate. Bravo. Davvero? Davvero? Una ultimate solo per me? Va bene. Tra l'altro poi era stato raggiunto anche da credo Mercy, che lo stava curando. Comunque qualcuno, un qualche suo alleato. No, non era Mercy, era Moira, sicuro. Era stato raggiunto anche da Moira, quindi vabbè. Buonanotte. Avrei perso comunque la schermaglia lì. Però, insomma, due persone su di me. Gli altri dovrebbero iniziare a fare qualcosa. La butto lì, eh. C'è Junkrat che non sta facendo molto. Sposto la barricata. Risa sta facendo davvero gli straordinari. Lucio in arrivo. Via. Crepa, grazie. Non penso ci sia l'headshot con... non con questo, ma con... Pensava, voleva, riteneva. E niente. Niente, ci ho provato qua. Zero. Ora la ultimate però. Dove ulta? Lì, ok. Vabbè, oh, ragazze. Io ci sto provando, ma difficilissimo. Cioè, stiamo giocando in due nel nostro team praticamente. Anche Ana non sta andando male, ma boh, gli altri. Cioè, abbiamo una Brigitte che non capisco bene cosa stia facendo, sinceramente. Anche io non sto andando benissimo. Dopo la prima azione, in realtà, non è che stia facendo chissà cosa. È un po' difficile, dato che loro stanno sempre ognuno inculato, i nostri avversari. È un po' difficile riuscire a colpirli. E anche quando lo faccio, poi, è comunque un casino. Fatto che non muoiono, non fanno nulla. Niente. Addio. In teoria però quando Reinhardt si espone così, in un team normale poi viene ucciso. Questo purtroppo è un team un po' sgangherato, non siamo molto coordinati, ognuno va un po' dove vuole. Boh, cioè là e là sono due zone completamente diverse. Ho capito. Stanno portando avanti un sacco il robot. Per fortuna che Zenyatta è qui, ragazzi. Fortuna che lui c'è. Guarda, i miei headshot dove sono? Scusami.
Niente. Solo i suoi sono condussi dietro. E no. Boom. Boh, raga, anche con un po' meno di violenza, voglio dire. Anche con un po' meno. E questo è stato un ultimate per uccidere solo me, praticamente. Va bene. Un po' come Reinhardt prima. Evidentemente, non lo so, hanno capito che sono il player più pericoloso del team. Dato che appena mi vedono mi ultano. Ok, dai, buono. Buono, buono, buono. Riportiamo indietro il coso. O forse la gente si è svegliata, come nella partita precedente. Vabbè, sto bug però devono risolverla, eh. Oddio. Stavo per morire malissimo. Oh, era ancora qui ad aspettarmi, eh. Sti infami. Fammi andare sulla cura qui. Grazie. Come? Dai, ma che culo però. Cioè, questa stava sparando sicuramente ad altro. Non stava sparando a me. E io gli sono capitato davanti, infatti. Stava sparando ad Ashi. Questo è culo totale da parte sua. Fortuna davvero spacciata. È andata questa partita, mi sa. Ho ancora la ultimate, potrei fare qualcosa di interessante. Colpire le persone con questo coso qui è difficilissimo. Però stanno ferme. Ho ancora lag, è pure peggio. Dai, almeno pericolo ho ammazzato. La ultima te l'ho buttata via. Fantastico. Stai bene, mancano 30 secondi. 30 secondi. Vediamo cosa si riesce a fare. Magari con il supplementare riusciamo a vincere, eh. Non lo so. Dobbiamo riprenderci. Vediamo. Perché i miei headshot non fanno nulla? Guarda, ho fatto 4 headshot in questa azione e non è morto nessuno. Peccato. Peccato. GG, GG, GG. La Marisa. Lei sta giocando davvero bene. Mi sa che era l'unica del nostro team a giocare bene. Vediamo, eh. Qua ha fatto davvero la giocata. Lei a momenti stava giocando da sola, praticamente. Da quanto stava giocando bene. Comunque, io vi ringrazio per avervi seguito questo video con me. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!